piccole non direi, non ci saranno partite agevoli, però i ragazzi oggi l'hanno messa subito sui binari giusti, partendo forti, volevano a tutti i costi questa vittoria, l'hanno amministrata, l'hanno legittimata, si poteva fare qualche gol in più, però è stata una partita sempre sotto controllo. Mister, analizzavamo il fatto che dal gol dell'Alessandria, che non subisce gol in casa appunto il Novara, sono 3 mesi. E sta andando bene sotto questo punto di vista? Sono contento del reparto difensivo oggi, forse perché ci abbiamo lavorato tanto questa settimana, siamo andati tanto sui concetti e i ragazzi hanno fatto una grande partita di attenzione, di cattiveria, quello che ci vuole da qui alla fine del campionato. Difficile, nel senso che ci vogliono tanti punti per vincere, lo testimonia il fatto che il Novara ha una media punti a partita superiore all'1,90 e l'anno passato con 1,73 si vinceva il campionato. Io credo che per vincere questo campionato ci voglia una media di 2 punti a partita e noi ci dobbiamo arrivare. Mister, mettiamo pressione un po' alle avversarie che giustamente guarderanno loro, però vedono che questo Novara continua a macinare punti e gioco. Ma a parte la pressione, è partita dopo partita quello che dobbiamo fare noi. Da qui alla fine, l'ho detto già in conferenza stampa ieri, ci sono stati dei segnali la settimana di Sud Tirol a Bolzano, che devi coglierli a un certo punto del campionato. Io ho detto oggi ai ragazzi, un mazzo di carte ci sono solo 4 jolly, noi forse 2-3 l'abbiamo già giocati. Quello di Bolzano è stato un jolly sia per il nostro risultato, sia per il risultato degli altri, che dobbiamo cogliere al volo, e oggi i ragazzi l'hanno colto al volo. Altro aspetto positivo dei recuperi, oggi in panchina Beye e Adrojan, quindi gruppo che continua a recuperare giocatori importanti. In settimana ha parlato anche Ludi, magari tra qualche settimana sarà disponibile. Guarda, anche lui. Fare una citazione, mi preme farla, dei ragazzi che stanno giocando poco, che non stanno giocando, i vari Ludi, i vari Miglietta soprattutto, so io quanto stanno soffrendo, perché vogliono dare il loro apporto anche loro, stanno facendo un lavoro nello spogliatoio e nel gruppo straordinario di Garofalo, soprattutto Miglietta e Ludi, di questo sono felicissimo e li devo ringraziare tantissimo per questo. Un'ultima cosa, mister, la tribuna di Della Rocca ha avuto qualche problemino fisico all'ultimo? Sì, ieri nella rifinitura è andato male sul ginocchio, è un ginocchio operato in precedenza, non stava benissimo, gli si era gonfiato, portare un calciatore al 40-50% preferisco, in questo momento del campionato i ragazzi che sono al 110%, non neanche al 100%. Però è un calciatore che tornerà utile a noi sicuramente, come è stato a Bolzano, che ha fatto secondo me una buona partita. Ha stupito la scelta di Garufo a sinistra, dove l'avevamo visto fare anche abbastanza bene tra ottobre e novembre, forse è un po' il premio per la continuità che ha dato in questo mese in cui c'era anche magari emergenza. Sì, ha saputo aspettare, è andato anche in tribuna, ha lavorato sempre con grande dedizione, come stanno facendo tutti. È giusto premiarli, io vedo durante la settimana il lavoro che fanno, poi è normale che avendo una squadra così competitiva le scelte diventano difficili, però quando c'hai un gruppo che lavora così bene le probabilità di sbagliare sono poche. Grazie.